Nella terra di Mordor, dove si estendono le ombre. Fu qui, alle pendici del Monte Fato, che Sauron, l'oscuro signore, venne sconfitto dall'ultima alleanza fra uomini ed elfi. È qui che per 2500 anni i Raminghi di Gondor vigilarono contro una minaccia senza nome, che non poteva essere dimenticata. E mentre la forza di Gondor svaniva, il potere e la malvagità di Sauron crescevano nell'oscurità. È ritornato a Mordor. Ombre e fiamme hanno avvolto il muro cancello e nessun uomo mortale può incamminarsi sul suo sentiero. Yoreth! Dirael! Quello è un colpo perfetto per uccidere polli. Non vorrei farti del male. Quello non basterà di certo. Dirael, il flagello dei polli. Forza! Forza! Fammi vedere che sai fare. Vacci piano. Non sei ancora un soldato. Dirael! Va bene! Sono gli orchi più forti che abbiamo mai visto. Non sono orchi, sono Uruk. Sono molto peggio e ce ne sono troppi. Trova tua madre. Trova tua madre, proteggila. Io sarò alle tue spalle, vai! Sono morto. La morte ti ha esiliato. Buon anniversario, amore. Talion, è bellissimo. Dove l'hai trovato? Ho ancora degli amici a Gondor. Hai parlato con mio padre? Sì, ma non è servito a nulla. È molto ostinato. Andiamo comunque. Dirael non ne sarà felice. Ci sarà pure una vita migliore di questa. Non ora. Ma presto. Sono stanca di nascondermi qui, Talion. Se non ci nascondiamo, siamo morti. Forza. Abbassa la spada, Raminco. Oh!
Talion! La mano nera lo vuole vivo. Yoret! Prendila! Lasciami! No! Sono qui, figlio mio. Sono ora qui. Moshinko. Tanti ava con Mazaka. Gulnana Mazaka. Yoret. Yoret. Presto saremo insieme. Presto. Per sempre. Ora Moshinko Shagati Moshinko. Tanti torna da me, Elf. Dove mi trovo? Guardati intorno. Mordor. Ora mi credi, Ramiro? Cosa mi è successo? La morte ti ha esiliato. Abbandonato tra i mondi della luce e del buio. La maledizione ci unisce tra le mura di Arda. Se ciò che dici è vero, come si spezza la maledizione? Trovando colui che ci ha maledetti, la mano nera di Sauron. Pensa a lui. Che cosa sai della mano nera di Sauron? È un mostro! Fatto d'aria! Cos'altro? Uno dei miei schiavi giurava di averlo affrontato! L'ho venduto per un po' di grog! A Kibub, lo schiavista! No! È lì che dobbiamo recarci. Vuoi davvero fidarti di un orco? Non è questione di fiducia. I pensieri non mentono.
Allora non sei morto 10 anni fa. Ne deduco che non sei qui per arrestarmi per tradimento, capitano. Di quella guarnigione restiamo solo noi due, Irgon. Allora perché sei qui? Cerco uno schiavo che ha affrontato la mano nera di Sauron. Che è scappato, vuoi dire? Lo conosci, quindi? Certo. Lo stai guardando. Dove sono i servi dell'oscuro signore? Chissà se lo sai. Forse. Non è il momento per i segreti. Sono bloccato qui da settimane. Piano. Vieni all'accampamento. Chiederemo agli esploratori. Ci verrò. È soltanto un orco. No, vuole essere visto. Procediamo con cautela. Mi chiedo che razza di roditore si nasconde nelle ombre. È stato segnato da qualcosa di molto potente. Lo sento. Credi che abbia delle risposte? Per entrambi. Dobbiamo trovarlo. Non dovrebbe essere difficile. Che incantesimo è mai questo? Un cimelio perduto, Talion. Allora ricordi? Solo immagini fugaci. Anche se ora preferirei dimenticare. La tua famiglia. Forse è proprio quel dolore a unirci. Che cosa vuoi? Si ricorderà, tesoro. La costringeremo. Sì, sì, sì. Dobbiamo ritrovarlo e riprendercelo. Zitto. Zitto, tesoro. Pensi che sia così facile sorprendermi, eh? No! Non farci male! Chiedigli del gioiello. Che cosa ne sa? Lucente signore. Sì, la conosciamo. Ci è venuto a trovare. In sogno. Riesci a vedermi? Ah, orrenda creatura! Basta indovinelli. Sì, giuriamo. Giuriamo di servire il padrone. Gli mostriamo i suoi tesori. Gollum! Gollum! Io non mi fido di lui. Ma ci serve. Non desideri sapere chi sono. Ramingo! Vieni qui se vuoi la mano nera. Quegli schiavi ti riempiono le orecchie di veleno. Ma taglia queste corde e Ratbug ti svelerà tutto. E cosa puoi sapere tu, più di tutti questi orchi morti, eh? Avanti, bastardo! Fallo! Se muoio, non saprai nulla! Potrei anche assecondarti e prendere la tua misera vita. No, 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 scherzavo. Quegli schiavi non hanno speranza contro gli orchi.
Il loro piano vale quanto un pesce marcio! Ma Ratbug può dirti come pensano gli orchi! Ratbug farà funzionare il piano! Scopriremo tutto quello che sai. Il tuo problema, Ramingo. Sono i comandanti. Sono ottimi capi. Ma se gli succedesse qualcosa, non potrebbero fermare la tua insurrezione, giusto? Gli darò la caccia. Come? Non sono molto popolari tra noi, e lo sanno. Tu sai dove sono? Oh, sì. Ratbug ti guiderà. Tu aiutimi. Io aiuto te. Abbiamo un accordo. Vedi di non farmene pentire. Fantastico. Ora basta perdere tempo, Prima devo occuparmi di un certo capitano e di qualche Caragor. Vieni con me, Ramingo. Ehi! Voi due! Ehi! Ehi! Mi serve che portiate un corpo nella mia tenda. Mi daranno un bel trofeo. Vattene, scemo! Prendiamo ordini solo da Goroth. Quello è il cadavere che dovete portare. Ora andate! Chiudi quella bocca! Datemi rispetto, vermi schifosi! La prossima volta capita a voi. Ora è Ratbug che comanda. Diamoci un'occhiata. Sì, e quando avrete finito, vi darò altri cadaveri da trasportare. Vediamoci all'incrocio. C'è un caro amico che sta per perdere la testa. Chiami duello? No! Lo chiamo perdere un duello, Glob! Qui, va bene, io mi metto qui. Facciamo in fretta o perderà la testa. Ammetto che l'idea mi appena. Ramingo! Questo sì che è un lavoro di squadra, Vai, prima che io cambi idea. È il nostro accordo. L'accordo finisce qui. Boh, se insisti, ma pensavo che... Va bene. Aspetta, Ramingo! Guarda qui. Quando il comandante saprà della mia vittoria, mi vorrà come guardia del corpo. E io cosa ci guadagno? Un traditore è sempre utile. Io mi occuperò di uno dei comandanti. E tu uccidi gli altri quattro da solo. Poi ci rincontreremo al campo di addestramento. Farò in modo che il comandante sia lì quando tu sei pronto. Che ne dici? Fai in modo di tenerti la testa sul collo stavolta. Ma certo, cioè è il mio piano. Orchi. Propana un altro cadavere e il tuo li raggiungerà.
mostrami un altro tesoro dei tuoi sogni. Sì, ci faremo valere, lucente signore. Vedrai che siamo tuoi amici. Portaci lì. Sì, presto, venite. Forza. Così bel regalo. Che regalo? Ma dov'è il tesoro? Ladrunco, vieni qui! Lucente signore! Talion! Lascialo! Che inseguiamo questi sogni? Non danno risposte, solo altre domande! Questi non sono solo sogni, Talion. Il mio potere cresce ad ogni visione. Il padrone ci protegge. Il Ramingo deve andare. È pericoloso qui. Lo aspetteremo alla torre antica. Beh, e dov'è? Il tuo amico è un bugiardo o un codardo? Forse è per colpa delle tue minacce. Andiamo a cercare il tuo prezioso tesoro. Un Graug. Servono almeno 20 uomini per abbatterlo. Allora troveremo un altro modo. Thank you.
Solo tu sei capace di tanto, Celebrimbor. Celebrimbor. Il grande fabbro della seconda era. Ne ho sentito parlare. Ora ricordo il mio nome. Ho cambiato la storia della Terra di Mezzo, forgiato gli anelli del potere. Finalmente! Sono io il responsabile di tutto questo. Ecco perché Sauron mi vuole. No! No! Innocente signore, è buono! Ci protegge! Chiudi quella bocca! Cattivo Ramingo! Non conosce il lucente signore! Conosco la sua leggenda. Sauron ti ha ingannato perché forgiassi gli anelli. Ha torturato sia te che i tuoi. Il tesoro l'ha fatto il padrone. Non rammento nulla di tutto ciò. Che importanza ha? Il padrone deve ricordare. Si deve. Noi cercheremo altri tesori. Sì, sì, sì. E poi ci porterà da lui. Ehi, sentite, non c'è bisogno di nuove ferite oggi. Questi uccelli mangiano già abbastanza. Maledetti! Quando sarò comandante, questi uccelli mangeranno voi! Hai visto? Puoi tirarmi giù. Sto bene. Non mi sono fatto niente. Senti, so cosa stai pensando. Non è stata colpa mia. Vado dal capo a dirgli che ho ucciso la guardia del corpo. Quello si gira e ha la faccia identica al verme che ho... che abbiamo appena ucciso. Gemelli! Chi l'avrebbe detto? Devi farti vivo per prendere il posto del comandante morto. Ma il comandante non è morto. Lo ucciderò io! Oh, buona idea. Allora ti seguo. Funziona. Finalmente sono un comandante. Ramingo, abbiamo vinto. Ora rispetta il nostro accordo. Oh, stai tranquillo. Il comandante Ratbag farà in modo che nessuno rovini il tuo piano. Bene. Ma non posso parlare per gli altri comandanti. Non preoccuparti di loro. Mi daresti la tua... Mi serve una lama migliore. Mettiti comodo, Talion. Da questo qui abbiamo ottenuto informazioni preziose, prima che perdesse la testa. Questi orchi non sanno nulla. Stiamo perdendo tempo. Perdendo tempo? Abbiamo scoperto dove nascondono la polvere esplosiva. E cosa vuoi che me ne faccia della polvere esplosiva? Fa parte del piano, amico mio.
interessa solo ciò che ci condurrà alla mano nera. Sei ansioso di trovare la mano nera? Nessun problema. Ti porterò da lui. Vieni con me. No, no. Vieni con me. No, forza. No, no. Su. Sono io, Virgo. Oh, tesoro. Temevo di non rivederti più. Lo sapevo che eri viva. Lo sapevo. Ci saranno altre battaglie, Talion, ma troveremo la pace. Ah. Sai di cosa sono capaci questi mostri? Restare qui è una follia. Sì, ma le cose sono cambiate. Non capisci? Ora è dalla nostra parte. Perché mai dovrebbe aiutarci? Settimane fa era nostro nemico. Talion, pronto a combattere? È meglio che porti queste bende agli altri. Gli orchi stanno costruendo un monumento a Sauron. Abbiamo abbastanza polvere per distruggerlo. Bene, ci penserò io a farlo. No, non senza di me. Pensavo che ti importasse solo di salvare tua moglie. Anch'io. Forza, andiamo prima che cambi idea. Uomini! Al cancello! Li hai condannati tutti. La mia gente pensa di aver rivendicato la propria libertà. È questo che gli hai detto? Volevano speranza. Gli ho dato ciò di cui avevano bisogno. È del loro capo che hanno bisogno. Fermo, fratello. Vuole il senza morte. La mano nera è qui. Uno dei suoi servi. L'hanno mandato a darci la caccia. Radunerò i miei uomini. Non avete speranza contro i servi di Sauron. Fai fuggire la tua gente da Mordor stanotte, o all'alba sarete morti. C'è una galleria che va al cancello nero. Erin, è ora. Addio, amico mio. I comandanti locali non hanno fatto nulla per impedire il sacrilegio? Cioè!
sono caduti in battaglia, mio signore. Tutti tranne me, il comandante Ratbug. Per fortuna, sei ancora vivo. Ora, portami la testa di questo senza morte. Vieni a prendertela! Il ramingo del cancello nero. Dov'era il tuo coraggio? Quando abbiamo massacrato la tua famiglia, dov'era? Uccidetelo! Darian, com'è la tua vendetta? Non sono dolci le tenebre? Stato impaziente. Avremmo potuto scoprire molte cose. Ha massacrato la mia famiglia di fronte ai miei occhi. Tu cosa avresti fatto? Parli con i vivi? O solo con i morti? Chi sei? Mi chiamo Litari, dal mare di Nurne. Sapevo di trovarti qui. L'ha predetto mia madre. Beh, Litari è del mare di Nurnen. Saresti dovuta rimanere dove eri. Qui non c'è altro che morte. Marwen, regina della riva, desidera parlare con te. Ha visto le tue sventure in sogno. Una regina con le visioni? Visioni del ritorno del grande Celebrimbor. Desidera fargli un'offerta. Che genere di offerta? Non so altro. Devo fare provviste. Il ritorno a Nurnen sarà lungo e pericoloso. Sono accampata qui vicino. Accompagnarti sarà un onore. L'odore della carne fresca attira sempre gli spazzini. E viaggiano spesso in branco. Andiamocene, ora. La regina sarà felice di vederti. Siamo qui. Dama Marwen, regina della riva. Madre! Il ramingo caduto del cancello nero. Avvicinati. Secondo vostra figlia avete qualcosa per me? Non per te, Talion. Si sta facendo tardi. Presto, l'oscuro signore e il suo esercito marceranno sul Mordor, ma risveglieremo un grande potere per impedirlo. Sono qui per questo?
Vai alla cicatrice di Morgoth. Sottrai l'opera elfica e i ghoul. E trova il nano. Sii forte, madre. Di cosa soffre tua madre? Non si sa. È peggiorata dopo i suoi viaggi. Non esiste rimedio? Esisteva, ma hanno invaso l'accampamento. Forgiato dall'oscuro signore e coperto dal sangue della mia famiglia. Ci ha traditi. Il suo potere brucia come il sole e sarà la rovina di tutta la terra di mezzo. Peccato concludere la tua carriera nella pancia di un ghoul, eh? Sono Thorfinn, il cacciatore. Scommetto 10 pinte che ti sei preso il tesoro che cercavo. Ti sono molto grato dell'aiuto, ma non basta ad accordarti i diritti di proprietà. Tienilo! Ho trovato qualcosa che vale molto di più. E sarebbe a dire? Un nuovo compagno di caccia. Quello che cacci non mi interessa, Mastro Nano. Anche se ti conduce allo scalpello che appartiene a quel martello? C'è un'esca per ognuno di noi. E si dà il caso che la tua sia vecchissima. Beh, se mai ti andasse di cacciare, sono accampato qui vicino. Trova il nano. Tieni. Grazie. Ho trovato il martello di Mithril. Puoi dirmi perché alla mia anima è stata negata la morte? Sei stato vittima di un sacrificio di sangue. Come posso liberarmi? Distruggi la mano nera e i suoi seguaci e prenditi Mordor. Gli uomini di Gondor non mi aiuteranno.
non ti servono. Il tuo potere ti procurerà alleati, volontari o meno. Un esercito di orchi. Come? Come posso fare? La risposta è nella fortezza qui vicino, ma ciò che cerchi non rimarrà lì a lungo. Voglio salvarli comunque. Non farti accecare dai sentimenti. Secondo la regina, la chiave per ottenere un esercito di orchi è in questa fortezza. Marchiando quegli arcieri potremmo formare un esercito e salvare quegli uomini. Ti ha mandato la signora della riva? La regina ha detto di attendere che lo scontro finisse, ma gli orchi ci hanno... Hai visto? Le sue visioni si avverano sempre. Sì, ma ti avevo detto di... Avete qualcosa per me? La regina ci ha mandati qui per questo. Dama Marwen. Perché sei tornato? Non hai ancora finito. Come sapevate dove trovarlo? Me l'ha mostrato. Non mi avete detto cosa volete in cambio? Solo che tu scopra di cosa sei davvero capace. Cerca un orco capo. Fallo diventare comandante e tutti i suoi soldati saranno tuoi. E dove dovrei condurre il mio nuovo esercito? Portalo da me e te lo mostrerò. Che le Brimbor. Insieme saremo invincibili. L'oscuro signore è debole. Il
Il nostro esercito può distruggere! Spezza il bastone! Posso vederti, figlia mia. Era sotto l'incantesimo di uno stregone molto potente. Talion, mi dispiace. Saruman ti ha portato qui, mio malgrado. Gli ho chiesto aiuto. Invece sono finita prigioniera del mio corpo. Cosa hai visto nelle tue visioni? Ho visto i servi di Sauron, la torre e la mano nera causano molto dolore. Se vuoi sapere dove sono, si trovano oltre il mare di Nurnen. Quanto è forte il loro esercito? Abbastanza da sconfiggerci tutti. Allora ne servirà uno anche a noi. Il male ti affligge ancora. Riposati. Farò i preparativi per la nostra partenza da Mordor. Non mi importa dei rischi. È per il bene della regina. Mia signora, non attaccare mi sembra... l'accampamento è imprudente. È dalla nostra parte. Non ho scelta, Talion. Mi serve l'Elisir per mia madre. Perfino l'estraneo pensa che sia una follia. So che ti ricorda qualcuno, Talion. Ma lei è in questo mondo e tu no. Troppo rischioso. Basta! L'attacco si farà. Mi occuperò io degli orchi. Noi ti seguiremo di nascosto. Prenderemo la medicina e ce ne andremo. Hai trovato quella medicina? Sì. Portala alla regina, subito. Dubito che i rimedi umani possano davvero salvarla. Speriamo che curi tua madre. Abbiamo trovato un messaggio. I capi orchi si vedranno al villaggio dei pescatori. Prepareremo un'imboscata. Ti siamo debitori. Sono felice di aiutarvi. Siamo fortunati ad averti. Questa non è la tua gente, Talion. Ricorda tua moglie e tuo figlio. Non ti trattengo. Sì. Non c'è tempo da perdere. Che peccato. Se davvero non sai nulla, allora non mi servi. Quando hai finito, appendila in alto. Così il senza morte la troverà. Dove credi di andare, squadrina? Dici dove è nascosto se vuoi una morte rapida. Avrai una morte lenta, proprio come piace a me. Vedrai che se la tagliuzziamo un po', comincia a parlare. Giù in ginocchio! Qui, riposati.
Perché l'hai fatto? Per fermare il sangue. Perché sei tornato a salvarmi? Avevo una famiglia. Una moglie. Un figlio. Li ho sepolti con tutti quelli che conoscevo. Resta con noi. Mia madre ti aiuterà. Non posso. Sono un estraneo. Per la mia gente sarai un eroe. Laggiù! Puoi farcela da sola. È questa la risposta? Signora! Aiutala! Siete ferita, vi aiuto io. Dovete andarvene immediatamente, qui non è sicuro. Grazie, Ramingo. Non mi ha visto. Una morte pulita. Non sprecheremo niente di lei. Come ti chiami, Ramingo? Talion. Che cos'eri? Un tenente? A dire il vero, ero un capitano. Oh, mi scuso. C'è un capitano tra noi. Beh, allora, diamoci una mossa, eh? Arriva il capitano. Meglio affilare le spade, sì. E lucidare per bene gli stivali. Allora, dimmi, mio capitano. Hai mai dato la caccia a un Graug? Un Graug a ciò che mi hai promesso? Sì. Non un Graug qualsiasi. Il più grosso che abbia mai visto. Stiamo pronti. Non avrò problemi. Mi hanno addestrato bene. Il mio cane Argento era addestrato bene. Eppure un mannaro se l'è mangiato. Cacciare non è questione di regole. Non aspetteremo in riga che qualcuno giochi con le nostre vite. È una questione di istinto e di coraggio. E come vedi, io me ne intendo abbastanza di entrambi. Vuoi imparare a cacciare? Sì. Che serve cavalcare Karagor per uccidere i Graug? Quante domande, capitano. Ma tu non dovevi eseguire gli ordini? Metti alla prova la mia pazienza, Torbjörn. Sta' attento e rispetta la bestia. Servono dimensioni e potenza per affrontare un Graug. E ricorda, il rispetto va guadagnato. E chissà, magari ti chiamerà anche signore. Non lasciarti spaventare dalle mie cicatrici. No, affatto. Anche io ne ho qualcuna. Ci credo. Che tipo di cicatrice hai rimediato al cancello nero, eh? Da scheggia? O ti sei rovinato la voce urlando ai tuoi soldati di combattere? Vacci piano. Ho cicatrici profonde. Queste me le ha fatte il possente Graug. Ha ucciso il mio compagno di caccia. Che facciamo ora? Ho un'altra lezione per te, capitano. Forse questa non ti lascerà nessuna cicatrice. Ho un'idea. Non puoi camminare con Graug.
salvatore. Beh, lo ammetto, è un po' insolito cavalcare un Graug. Ogni tanto è bello improvvisare, eh? Bene, capitano, siediti. Hai mostrato istinto, buon senso e rispetto. Addestramento finito. Hai coraggio. Andiamo a far danni? Eh? Sì. Dorvin! Salta su, capitano! Si va a caccia! I Karagor sono troppo quieti. Il Graug non deve essere in casa. Entriamo e aspettiamo. Un'imboscata. Molto militare. Mi piace. È affilata come quando nostro padre la fece. Ricordi di me? Sì, esatto! Avanti, capitano, che aspetti? Un ordine! Penso che sia morto. Questa sì che è una caccia al Graug. Puoi ben dirlo. La prossima volta non ti divertirai da solo. No. Dovrai aspettare. Anch'io ho una preda da seguire. Avrai bisogno d'aiuto. Io potrei... Grazie, potrei... Dorvin. Ma devo farlo da solo. Beh, se sopravvivi, vieni ai Monti Azzurri. Ho molti amici, gli svuoteremo le scorte di birra. Ho visto quanto bevono i nani. Spero di incontrarti di nuovo.
come ti tiro fuori di qui, eh? Grazie per essere accorso in nostro aiuto, capitano. Sì. Non credevo che la regina potesse apprezzare i miei traffici, signora. Eccoli. Orchi. Sono pessimi passeggeri, ma non i peggiori. Occhio a quell'asse. Ehi, non toccare! Regina Marwen, sono felice che stiate meglio. Le barche sono pronte. I marinai sanno qual è la tua destinazione. Bene. Per quanto ti obbediranno gli orchi? Credo per tutto il tempo che voglio. Vi sono debitore. Ti dobbiamo la vita, Talion. Pensa a porre fine a questa follia. Signora. Serac! La Serac ci ha fatti sanguinare! Ci ha massacrati! Rubato le menti! La volontà! Contro Morador! Ora! Basta! Non ti aspettavo. I soldati ti hanno dato un degno benvenuto. Dove sei? Fatti vedere! Questa è opera della torre. La mano nera ti stava cercando. Ma sarà un piacere farti fuori personalmente. Inchinati. E io ti porterò dall'oscuro signore in colme. No, mai, per nessuno. L'oscuro signore ti perdona, Celebrimbor. Torna da lui e abbandona quest'uomo morto. Alzati ora e combatti. Non c'è bisogno, Ramingo. Celebrimbor è il tuo male. Ti ha scelto. Silenzio! E può liberarti quando vuoi. È solo questo che sei, Ramingo. Uno strumento del creatore d'anelli. Come vuoi. Non rivedrai più la tua famiglia!
Non eravamo maledetti. Mi hai ingannato. Era opera di Sauron. No, sei stato tu! Dovevo morire con la mia famiglia. Credevo anelassi vendetta. Posso lasciarti, ma c'è solo un modo per chiudere il cerchio. La mano nera rimane. Non per molto. Nazg Drakatuluk Ag Burzum Ishi Krimpatul. Quell'anello era mio. Dove lo nascondono? Dove? Sparisci. Il tesoro è nostro. Nostro! Sauron sa che siamo. Non facciamolo attendere. Ho un dono per te, Celebrimbor. Thank you.
l'oscuro signore ti ha dato una seconda occasione per stare al suo fianco. Ma io non te ne do. Saremo uniti insieme nella morte. Così sia. Torna da me, creatore d'anelli! Non potrò trattenerlo a lungo! Talion, mio amato, presto saremo insieme. Per sempre. La mano nera di Sauron è morta. La rivace interiore ci chiama. Non è più la nostra guerra. Ho tentato di batterlo. È impossibile. Potresti davvero riposare per l'eternità, sapendo che avresti potuto fermarlo e non hai fatto nulla. Tempo di forgiare un nuovo anello.
Thank you.
La terra di mezzo è in pericolo, Celebrimbor. Mostramelo. Lo specchio mostra molte cose. Quelle che furono, quelle che sono e quelle che possono verificarsi. Alcune non avverranno, a meno che coloro che le vedono non cambino sentiero per impedirle. Sauron ha l'unico anello. Se io non lo contrasto, la terra di mezzo cadrà. Attento, Celebrimbor. Se sconfiggi Sauron e prendi l'unico, potresti diventare più terribile di lui. Andate a cercare l'elfo! Non lasciatelo scappare! Non disonorateci! Ma come ha fatto a sfuggire all'oscuro signore? Non importa! Smettila di fare domande e tieni gli occhi aperti! L'esercito di Sauron è smisurato. Il mio regno è in rovina e la mia famiglia è in catene. Eppure, l'unico è un'arma che potrebbe riforgiare il mio destino e illuminare il sentiero nell'oscurità. Eccolo! Innalzerai una torre in mio nome. Erigerai un monolito per il tuo lucente signore, sfidando l'ombra. Mordor sarà mia. Guarda i miei monumenti di luce. Il mio potere e la mia grazia inonderanno questa terra. Sono io a comandare. Queste torri sono sorte in mio nome. Tutti si inchinano quando sentono pronunciare il nome di Celebrimbor! Guardate questi comandanti! Hanno fatto carriera servendo l'oscuro signore, ma ci hanno traditi! Ora moriranno in ginocchio, da veri codardi! Affrontami, Sauron! Dammi ciò che mi appartiene, Celebrimbor! Non puoi vincere, ingannatore! Sono io il vero signore degli anelli! Muori, ladro! Pensi davvero di potermi sconfiggere facilmente?
tutto ciò che hai mi appartiene! L'oscuro signore ci ha liberati da queste perverse bugie! Distruggete l'elfo! Così non supererai mai la mia guardia. Sì, sì, lo salvo! Oggi ci impegneremo nel tuo sangue e nel tuo dolore. Diavolo! Riprovarci non ti aiuterà. Non sono un soldato. Non hai speranze. Uccido io! Un momento, sei?
all'unico. Siamo uniti per sempre, Celebrimbor. La morte ti ha bandito. Sei maledetto, Celebrimbor, bandito dalle terre immortali e incatenato a Mordor fino alla distruzione dell'unico. Gurarmushirkush Agathgurshu. Zantia Abakurizak. Gul Anakizak. Tutti mi temeranno e gioiranno.